to in bed with Natasha, or otherwise I should say, switching into Italian, con Paolo Gonzato. Ciao. Ovviamente lo sai che mi sto finalmente sentendo più rilassata, forse sì, perché sì. Ci siamo messi in pigiama. Siamo comodi, stiamo qui in pigiama. No, senti, ma questo look è favoloso. Grazie, è un abito di Lucio Vanotti, mi sembrava l'abbigliamento giusto per questa intervista. Che io guardo, mi sono messo un caftan e ho detto ma sì perché no, così mi sento anche più leggera. Ci mettiamo anche lo smalto. Senti, ma stai lavorando su qualche progetto interessante in questo momento? In questo periodo sì, sto preparando un progetto per il premio Moroso Design, sì. Appunto, siamo stati selezionati in 12 artisti da Olafur Eliasson e per questa prima tranche faremo una mostra alla Fondazione Bevi l'Acqua da Masa di Venezia il 23 di marzo. Molto serio, ma adesso stai lavorando con artisti da tanti anni oramai. Sì, comunque. Sono parecchi anni. Sì, senti, sì. Ma a me mi interessa sempre la straniera, ovviamente arrivando da Londra, che c'è una scena molto grossa con comunque tantissimo per i giovani artisti contemporanei. Sì. Come sei una persona che comunque ammiro perché continui ad andare e fare grandissime cose, però immagino che sia un po' più difficile in Italia comunque. Ma dipende, il contesto italiano poi ha sicuramente molte meno opportunità di quelle inglesi, però insomma bisogna anche saper cogliere poi quelle migliori, no? Sì. Ci sono anche delle cose come Fiorucci Art Trust che fa queste residenze nell'isola di Stromboli, sì, e altre idee divertenti, sì. Che poi sono così anche un po' innovative all'interno del panorama italiano. Arriverà mai una Tate qua a Milano? Speriamo. Per ora abbiamo soltanto il pack, non gli somiglia per niente. Arriviamo al yes or no. Gin? Vodka. Va bene. Trota. Trota? Trota, sì. Palestra. Palestra, sì. Ryanair, sì. Dieta, sì. Facebook, sì. Esibizionismo. Mi piace l'esibizionismo. Panda. No. Arancione. No. Muscoli. Dieta, muscoli e palestra. L'ansia. L'ansia, no.